Con una voce autorevole quale quella del giornalista Sulas Giangavino, facciamo il punto della situazione sul caso Yara. Lunedì saranno 2 anni dalla scomparsa della tredicenne. Che idea si è fatto fino ad ora di questo caso? Dopo 2 anni, purtroppo, le indagini hanno fatto flop, come si usa dire. Cioè, dopo 2 anni non c'è nulla in mano agli inquirenti, se non questo DNA, per carità, molto molto importante, ci mancherebbe altro, che dovrebbe, potrebbe portare all'assassino. È desolante il quadro delle indagini, se vogliamo essere sinceri, perché il sindaco di Brembate non a caso ha lanciato questo appello: è ora di dare risposte. Non sono passati 2 giorni, 2 settimane e 2 mesi, sono passati 2 anni e francamente sul tavolo degli inquirenti non c'è nulla, quindi il risultato certamente è pessimo, peggio di così non poteva essere. È un caso che non presenta un testimone, un indizio, una lettera anonima, una telefonata anonima che abbia potuto e saputo aiutare gli inquirenti, e questo è veramente incredibile. Cioè, si può sparire in pieno centro di un paese alle 6:30 del pomeriggio o di una sera d'inverno, quello che volete voi, davanti ad una struttura come un palazzo dello sport frequentata da tante 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 persone, eppure una ragazza può essere presa, fatta sparire e nessuno vede o sente nulla. Come stanno proseguendo le indagini? La pista di Gorno, secondo lei, è davvero credibile o le indagini appunto fanno un flop anche sotto questo punto di vista? La pista di Gorno è credibile perché il DNA che hanno in mano gli inquirenti certamente era sugli indumenti di Yara, e dovrebbe essere altrettanto certamente il DNA dell'assassino o dell'aggressore. Però qui si sta cercando, ripeto, il fantomatico figlio illegittimo di un uomo morto 13 anni fa. Sinceramente mi sembra un'impresa, tant'è vero che ci stanno facendo migliaia e migliaia di prelievi, migliaia e migliaia di comparazioni, però a me sembra veramente un po' un terno al lotto. Questo, del resto, c'è anche il magistrato che dice: io non ho altro in mano. E questo però è un'ammissione di colpa, a mio modesto parere. Un magistrato che dopo 2 anni dice: non ho altro in mano se non questo, vuol dire che qualcosa nelle indagini, cioè in quelle tradizionali, in quelle investigative, non ha funzionato. Non lo si può negare questo, e non si offende nessuno dicendolo. Quindi c'è solo da sperare, anche un pochettino in un colpo di fortuna, che porti alla identificazione attraverso la comparazione del DNA del presunto assassino di Yara. Inoltre, proprio il suo settimanale Oggi, il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha dichiarato che Ficri e il famoso cantiere non c'entrano nulla. Su Ficri io non lo so, può darsi che lei abbia ragione, non discuto. Il famoso cantiere, dice lei, certo, può darsi che sia un altro cantiere, può darsi che sia un furgone di un muratore, perché il pubblico ministero, altrimenti, e non voglio far polemica, ma dovrebbe studiare perché le vie aeree, i bronchi, i vestiti e le ferite di Yara erano sature di ossido di calcio. L'ossido di calcio è la polvere della calce prima di essere bagnata e quindi di diventare caustica. Dove è stata? È stata in un cantiere? È stata in un furgone pieno di sacchetti di calce? È stata comunque in un ambiente saturo di calce. E qualcuno mi deve spiegare perché. Dopo 2 anni credo che sia un diritto anche solo della famiglia saperlo.